Buonasera e benvenuti. Dunque, ci siamo. Partono gli ultimi 270 minuti della stagione. 270 minuti che dobbiamo giocarci bene uno per uno, 270 minuti che dobbiamo pensare. È Torino-Milan, è la terz'ultima di ritorno. Ancora Brahim Diaz contro Riccardo Rodriguez, Brahim Diaz, ecco Bremino, dentro per Teo, il tiro, gol di Teo Hernandez, il sinistro del Teo, sul palo la sinistra di Sirigu, il secondo palo del Toro, Teo Hernandez, Brahim Diaz e Teo Hernandez, Milan in vantaggio al grande Torino, la controlla Anteante, palla dentro per Teo, colpo di testa, la parata, Castillejo, palo, dannazione, c'è libero di Quateo, Rebic dentro, Castillejo, calcio di rigore, fallo su Castillejo, calcio di rigore, fallo di Buongiorno su Castillejo. È tornato dal dischetto e ha segnato Frankessy. Dopo l'errore dello stadium non si nasconde, testa alta, personalità che si ripresenta. C'è campo per Isma, dentro Rebic si gira, Rebic dentro, Ciala, gol, Cala Calabria. Fuori gioco sicuro? Proprio di poco. Ciala no, Gugut. Incredibile ragazzi, gli errori che facciamo noi, qui stavamo per regalare un gol agli avversari, Ciala chiede scusa. Arriva che sì, dentro, Brahimino Diazzino, gol, è ancora Torino, la città di Brahim, dallo stadium all'ex olimpico, dallo stadium al grande Torino, Brahimino Diazzino, fai anche rima, bello come il sole, Brahim spacca tutto Diaz, 3-0 per noi. Ante, area di rigore, sterzante, ancheggiante, ancora Ante, la mette in mezzo e c'è la palla che finisce fuori. Che occasione nostra, ragazzi, clamorosa. Cialanoglu, la deviazione, la carambola, incrocio dei pali. È il secondo legno che il Milan colpisce in questa partita. Palla dentro, Castillejo, riesce a servire bene Brahim Diaz, la tocca di qua, il tiro, la palla sfiora il palo, Cialanoglu, Brahimino Diazzino, ancora la palla per Anteante dentro, Teo, la meraviglia del Teo, hype train, Teo Hernandez, la meraviglia del Teo, lo scavetto del Teo, non aveva mai segnato in trasferta quest'anno, ne fa due in un colpo, hype train, Teo Hernandez. Ciala, rade dentro, Rebic, è perché c'è il 5-0 di Anteante, Ante, è il 5-0 Milan. Ecco lo sguardo di Iceman, Ante Rebic. Ansaldi contro Cala Calabria. Eccolo, Meite che imbuca per Leao, c'è libero Rebic. Ante Rebic. Ancora Milan, è il sesto. Ricordo un 6-0 del Milan contro il Torino, ma a San Siro, nell'ottobre del 2002. Dallo, colpo di testa di Rade, Rebic, ancora gol di Rebic. Settimo gol, si arrabbia Sirigu. Adesso Rebic ha fatto tripletta, adesso sorride Rebic, non esulto più neanch'io, insomma la partita è finita. 7-0, mi spiace per il Torino, noi siamo in questo momento in grandissima forma. Bravo Guida al 90esimo, non andiamo oltre, 7-0 per il Milan, ma adesso conta solo ed esclusivamente Milan-Cagliari, tutti con testa e cuore a Milan-Cagliari. Ciao a tutti.